Guarda, io ti dico la mia piccola esperienza e lo dico perché ne incontro migliaia di giovani, migliaia anche in questi giorni, nelle scuole, nella realtà, in prospettiva anche del 21 di marzo, che è il giorno della memoria e dell'impegno. I giovani, quando trovano punti di riferimento veri, coerenti, credibili, ci sono. Ci sono, si entusiasmano, si impegnano. La responsabilità è di noi adulti che non dobbiamo illuderli. Dobbiamo creare le condizioni perché loro possono essere non solo accolti, ma anche riconosciuti, che possono partecipare, che possono sentirsi riconosciuti veramente. Oh, abbiate pazienza. Se in un paese come l'Italia, che io amo, e quindi lo dico anche come un atto d'amore. Abbiamo più di 2 milioni di giovani che hanno terminato la scuola e non trovano un lavoro. Sarà un problema centrale nel nostro paese. E se un giovane su tre si perde nei primi 5 anni delle scuole superiori, sarà un problema centrale. Questa è una società che si preoccupa dei giovani, ma non se ne occupa come dovrebbe. Quello che è avvenuto oggi nel mondo è un segno di concretezza e di speranza, perché il avere messo questa attenzione, che parte da una ragazza molto giovane, che ha contagiato, ecco il contagio, da una parte odio che contagia altro odio, da qui c'è un atto di amore, di impegno, di responsabilità. Per i diritti della natura, per il rispetto dell'ambiente, un grido della terra, il Papa direbbe anche un grido dei poveri, che giunge dai ragazzi. E i ragazzi hanno fatto bene a scendere in tutto il mondo a dire che stanno da quella parte e chiedono a noi adulti di darci una mossa, di essere coerenti e credibili. I giovani ci sono. Io li vedo, li incontro migliaia. Libera. Libera è fatta di migliaia di ragazzi che sul tema dell'impegno per costruire la libertà, la dignità delle persone, il contrasto alla criminalità, all'illegalità, a quelle forme di violenza, ma soprattutto il per, ci sono, ci sono. Grazie.